Ed ecco il primo è 160, 150. Si è conclusa con la vittoria di Marco Del Bue la quarta edizione di Correre a Scario. L'atleta, classe 1976, appartenente all'Amatori Casaletto, è stato il primo a raggiungere il traguardo, compiendo i 9 chilometri del percorso stabilito in 30 minuti e 42 secondi e aggiudicandosi il trofeo e una vacanza per 4 persone. Subito dietro di lui, medaglia d'argento e di bronzo, sono stati Valentino Mangia, 21enne di San Giovanni a Piro, tesserato con la Libertas Agropoli, e Simone Francesco, 40enne di Scario, a cui hanno dato anche il premio alla memoria di Francesco Tripari, istituito appositamente quest'anno per il primo degli scarioti che avesse tagliato il traguardo posto in Piazza Immacolata. Tra le donne invece a trionfare è stata Flavia Bizzarro, 20enne, che ha portato a termine il percorso in 39 minuti e 20 secondi. I primi però a vedere la bandierina dell'arrivo sono stati i partecipanti più piccoli della kermesse, i baby atleti, fino cioè a 12 anni, hanno seguito infatti un percorso più breve di 1 km e 200 metri. Ad aggiudicarsi il trofeo con un tempo di 6 minuti e 29 secondi è stato il 12enne Antonio Febbraio tra i maschi, mentre tra le femmine si è imposta Sofia Genovese, 10 anni, che ha fermato il cronometro a 6 minuti e 35 secondi. Correre a Scario, organizzata dai carabinieri Vincenzo Iemme e Domenico Baldassarri e dall'agente di polizia Gabriele Fasolino, è stata soprattutto una festa dello sport. Tanti i partecipanti che hanno indossato la pettorina, segnando così il successo della manifestazione, come tanti sono stati coloro che sono accorsi a vedere la gara. Tra le curiosità è da segnalare l'atleta più anziano che ha deciso di percorrere lo stesso i 9 chilometri, Massimo Misso, 66 anni, e il più giovane, il piccolo Vincenzo Di Mauro, che ha solo un anno, ha deciso di non mancare all'appuntamento, correndo accompagnato da papà Antonio. 60.